Da Panaria Group nascono le lastre ceramiche ultra sottili. Massima attenzione alla sostenibilità ed emissioni compensate al 100%. Perché non c'è niente di più grande che pensare a un impatto sempre più piccolo. Panaria Group. Think Zero. Nuovo punto vendita di oggettistica e articoli da regalo. Ci potete trovare in via Clelia 3, in centro storico a Sassuolo. Buonasera e ben ritrovati dal TG di Sassuolo oggi. Ieri i carabinieri hanno eseguito un provvedimento cautelare per atti persecutori nei confronti di un uomo, provvedimento che per quest'ultimo prevede il divieto di avvicinamento e di comunicare con l'ex fidanzata. La misura è scattata a seguito della segnalazione inoltrata dai carabinieri all'autorità giudiziaria, in quanto l'uomo, che aveva già ricevuto il provvedimento di ammonimento da parte del questore di Modena, aveva continuato a compiere atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Lunedì mattina sarà inaugurata la sopraelevazione ferroviaria con sovrappasso sulla strada pedemontana, infrastruttura realizzata con l'obiettivo di superare il collo di bottiglia causato dalla riduzione a una corsia della strada pedemontana in concomitanza del passaggio a livello. All'inaugurazione saranno presenti il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore regionale Andrea Corsini, il sindaco Gianfrancesco Menani, il presidente della provincia Fabio Braglia e il past president e consigliere di Confindustria Ceramica Vittorio Borelli. Ieri al bar Icaro si è tenuto il terzo appuntamento di City Lab, laboratorio cittadino che si pone come obiettivo quello di creare un luogo di incontro e di discussione sulla città in vista delle elezioni amministrative. Il servizio. Un laboratorio che continua dopo la formazione iniziale, nata da 6-7 persone, che continua ad interessare giovani e non solo giovani della comunità di Sassuolo, perché al centro c'è Sassuolo. Sì, è proprio l'idea, è proprio questa, di creare un luogo di dibattito, di confronto che porti Sassuolo al centro dei pensieri dei propri cittadini, su cui si possa lavorare, su cui si possa dibattere, confrontarsi, su cui si possa far crescere delle idee. Stasera abbiamo fatto proprio questo, abbiamo preso i nostri discorsi e i nostri confronti delle serate precedenti, quindi con i temi che ci sono stati a cuore, l'associazionismo, la crescita culturale, l'educazione, e il mondo sportivo, come rilanciare il volontariato, la comunità, e abbiamo cercato di metterli, farle atterrare proprio su Sassuolo in maniera anche concreta. Nasce dai giovani, perché i giovani sanno dare la spinta giusta? Siamo abbastanza giovani, sì, e i giovani hanno tanta energia, ma non solo, ma ce l'hanno anche i più grandi. I giovani hanno, secondo me, tanta voglia di futuro e di un futuro che parli anche a loro e che offra opportunità, e che offra spazi di incontro, che offra una crescita culturale, offra una città che è una città che sta al passo coi tempi, che è moderna e che non ha nulla da invidiare a tutti gli altri centri del distretto ceramico, perché Sassuolo è giusto che rivesta nel futuro questo ruolo. Attualmente non ce l'ha? Attualmente no, attualmente è un po' grigia, è un po' grigia, e visto che sappiamo che nel prossimo futuro ci saranno le elezioni e crediamo che non si possa perdere questa opportunità di rilancio e Sassuolo debba un po' rinascere, debba un po' rifiorire.
prendo a prestito quello che hai appena detto, visto che nel prossimo futuro ci saranno le elezioni, che cosa vuole diventare questo gruppo che sta crescendo? Questo gruppo era il progetto, o meglio, è un percorso iniziale di ascolto, ed è un percorso che si costruisce man mano. Oggi non c'è una lista civica e non c'è un candidato sindaco, ma stiamo guardando insieme tutti verso giugno 2024 e il percorso si costruirà insieme a chi vuole stare con Sassuolo, a chi mette Sassuolo al centro. Quello che hai appena detto che non c'è potrebbe diventarlo, quindi? Si vedrà costruendo insieme il percorso con l'interesse che abbiamo. Certo che nelle amministrative noi vorremmo avere un ruolo anche da protagonista, perché stiamo raccogliendo tanta ricchezza e sarebbe uno spreco buttarlo via. Questo sabato, come ogni primo sabato del mese, in piazza Garibaldi si tiene Sassuolo Antiquariato Vintage. In piazza Piccola si potranno trovare banchi specializzati in abbigliamento vintage, bijou, mobili, oggetti di antiquariato, oggetti da collezione e altro ancora. Ed ora passiamo allo sport. Ieri, nell'ambito della settima edizione del Festival Sportivamente, si è tenuta la Yellow Run, corsa camminata all'insegna dello sport e dell'inclusività, che ha accolto circa 200 studenti provenienti dalla scuola Parco Ducale, aderenti al progetto Fuori dal campo, il razzismo e le discriminazioni. Il Festival Sportivamente, che propone iniziative fino a domenica, proseguirà domani mattina alle 10 all'Istituto Volta, dove il giornalista Marco Nosotti intervisterà Omar Daffe, responsabile dell'ufficio antirazzismo della Lega Serie A. Dal TG di Sassuolo oggi è tutto, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata.